Sto qua di oggi, sì. Auto piomba sulla folla, due persone rimangono ferite e una terza Buongiorno, muore di infarto. Tragedia a Napoli questa mattina sì, durante un sit-in di protesta da Stiamo parte di ex LSU del oggi, comparto domenica, scuola. Nel corso febbraio, della manifestazione in via Ponte dei Francesi, vicino agli uffici del provveditorato scolastico, è giunta a tutta velocità un'auto pilata che ha investito e travolto due manifestanti che sono rimasti gravemente feriti. Una terza persona, un uomo di 62 anni, ha cercato di rincorrere l'auto ma ha accusato un malore e si è accasciato al suolo, morendo poco dopo nel vicino ospedale Loreto Mare. Duplice blitz anticamorra tra il Casertano e il Basso Lazio. La DIA di Napoli ha arrestato 5 persone, tra cui due figlie e la nuora di Francesco Bidognetti, che fu il capo storico e fondatore del clan dei Casalesi insieme a Francesco Schiavone. Contestualmente polizia, guardia di finanza e carabinieri hanno arrestato altre 26 persone ritenute affiliate alla stessa fazione del clan. A tutti vengono contestati i reati di associazione mafiosa, ricettazione ed estorsione. Un clan a conduzione familiare. In carcere è finita Katia Bidognetti, 35 anni. Arresti domiciliari invece per la sorella Teresa, di 27 anni, perché in stato di gravidanza. Arresto in carcere per Orietta Verso, 43 anni, nuora del capoclan, moglie di Raffaele Bidognetti, secondogenito del boss. Una misura cautelare è stata notificata in carcere anche al capoclan clan detenuto. È stato trovato anche un ordigno telecomandato in una palestra in disuso vicino all'ITC Cesaro di Torre Annunziata durante le indagini che hanno portato oggi a un vasto blitz antidroga dei carabinieri. 12 persone sono state arrestate e 2 sono state sottoposte a divieto di dimora. Sono accusate di spaccio di stupefacenti, detenzione di ordigni esplosivi e armi clandestine, incendi, ricettazione e favoreggiamento. Nel corso delle indagini coordinate dalla procura di Torre Annunziata è stato accertato il coinvolgimento di 5 persone nella detenzione di 30 kg di hashish e di un ordigno esplosivo telecomandato, nonché di 2 scooter rubati. Individuati anche i responsabili di 2 incendi dolosi di autovetture portate a termine a scopo intimidatorio a Torre Annunziata e a Torre del Greco. È stabilita la responsabilità di uno degli indagati per la detenzione di una pistola semiautomatica calibro 9. Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sono le accuse che il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contesta a 8 persone, a cui stamattina i carabinieri di Capua hanno notificato altrettante misure cautelari. Scoperta un'intensa attività di spaccio a Capua e documentate durante le indagini numerose compravendite di dosi di cocaina e hashish. Una coppia di fidanzati pusher, secondo quanto è emerso dalle indagini, avevano tralasciato il mercato della droga di Capua, che ritenevano poco remunerativo, per spostare la vendita della droga in una nota discoteca di Caserta. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato a Villaricca per rapina e tentata estorsione e per violenza e resistenza pubblico ufficiale un giovane di 20 anni, napoletano di Piscinola, già noto alle forze dell'ordine. A volto scoperto e armato di pistola, insieme a un complice in via di identificazione, si è avvicinato a un 45enne di Giugliano che si trovava in sosta al Lago Patria a bordo della sua auto e con la minaccia dell'arma gli aveva rapinato vettura e telefonino, tentando successivamente il classico cavallo di ritorno. All'incontro fissato per la restituzione dell'auto, solo dietro pagamento di 550 euro, c'erano anche i carabinieri. Nella cintola dei pantaloni aveva una pistola, risultata poi a salve, che nei momenti concitati dell'intervento ha puntato contro i carabinieri in borghese. Subito disarmato, è stato immobilizzato dopo una breve colluttazione e arrestato. Ed allora, era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Oggi domenica 2 febbraio.